Tengo sempre a ricordare e anche a fare capire che il nostro movimento è un movimento radicalmente storico. Noi siamo un movimento che nasce in un momento preciso della storia per rispondere o provare comunque a dare una risposta a dei bisogni precisi di questo momento della storia. In questo senso siamo molto storici, capite? Io sono convinto che la spiritualità sia storica, sia connotata storicamente sempre, come la musica, come l'arte. Cioè tutti voi, o perlomeno molti di voi, se io vi faccio sentire una musica, capite a orecchio di che epoca sia. Lo capite, capite se è Rinascimento o è Romanticismo, se è Beethoven, se siamo agli inizi dell'Ottocento o se siamo nel Settecento o nel Seicento, così come l'arte visiva. Allora, io credo che la spiritualità sia identica, sia un fenomeno storico, e il grosso problema della spiritualità è quando non produce forme storiche nuove, ma ricicla, ricalca, riproduce linguaggi, costumi, pratiche che sono state importanti, ma in un'altra epoca. E quindi noi siamo, da questo punto di vista, un fenomeno storico e siamo un fenomeno organico, cioè siamo un organismo, non siamo un'organizzazione. Infatti la nostra organizzazione è debolissima, cioè io ho voluto mantenere questa realtà quasi senza strutture, sono tutte relazioni umane, qui non c'è manco un cartellino, non è che uno che sta qua da 20 anni, non c'è manco un foglio di carta che c'è scritto faccio darsi pace, non esiste, e io ci tengo che resti così, totalmente fluido e libero, perché in realtà la vita di questo movimento è organica, quindi a me interessa l'organismo. Poi è chiaro che minime strutture organizzative servono, ma sono minime. Noi cresciamo come un organismo. E che cos'è questo organismo? Questo organismo, questo corpo, non è altro che il corpo di quella nuova umanità di cui noi parliamo fin dal primo anno. Questa nuova umanità non è un concetto, non è un'astrazione, è un corpo. E noi siamo un momento di questo corpo, non pretendiamo di essere tutto il corpo della nuova umanità, però siamo come un organismo di questo corpo. E quindi cresciamo, e cresciamo organicamente, e cresciamo a livello delle vite personali, quindi come proprio storia di esistenze e di gruppo. Questo è qualche cosa che dobbiamo capire e capiremo sempre meglio. Questo movimento infatti nasce, inizia la sua attività nell'autunno del 1999. Nell'autunno, il 16 ottobre del 1999, iniziano questi gruppi. Il primo incontro di questi gruppi a Via Urbaniana a Roma. E noi abbiamo scandito questa fase della nostra vita in varie tappe. La prima tappa di questo itinerario, che guarda caso, ma caso non è, inizia alla fine del XX secolo, quindi nell'autunno del 1999, quindi noi siamo un movimento organico del XXI secolo. E anche del XXII e del XXIII, però noi siamo un movimento spirituale organico del terzo millennio. Siamo questo, appunto, non siamo una cosa casuale o fuori, non datata, noi siamo precisamente datati come tutte le cose serie. Nasciamo in quel momento, perché in quel momento sentivamo qualcosa di necessario e di nuovo che premeva. Allora, la prima fase di questa vicenda dura 12 anni,
dall'autunno del 1999 all'autunno del 2011. Questa noi la chiamiamo la prima fase. Questa fase di 12 anni è stata una fase, come ben capite, pionieristica. È stata una fase di sperimentazione continua con centinaia di persone e di gruppi e migliaia di ore in cui noi, per prove ed errori, abbiamo perfezionato il metodo. Abbiamo pubblicato tutti i manuali fondamentali. Abbiamo dato una struttura, quella che adesso in qualche modo viviamo, che è sempre mobile perché cambiamo continuamente, però questi 12 anni sono stati fondamentali per definire, potremmo dire, un'identità poetica, non un'identità statica, un'identità vivente, però un'identità. Nell'autunno del 2011 inizia la seconda fase. Questa seconda fase dura 8 anni. Vedete come siamo lenti? O siamo veloci? Bisognerebbe vedere questo movimento in una prospettiva di 1000 anni per capire se computare le prime due fasi in 20 anni è stato troppo lungo o velocissimo. Lo vedremo. La mia impressione è che siamo stati fulminei. Cioè in 20 anni abbiamo costruito una cosa veramente nuova. Comunque questi 8 anni sono stati gli anni della prima comunicazione esterna dell'identità. Cioè nei primi 12 anni abbiamo costruito un'identità. Nella seconda fase abbiamo incominciato a diffondere. Sono stati gli anni della espansione telematica, per esempio. Sono nate tutte le strutture, sono nate e si sono consolidate le strutture fisico-telematiche dei gruppi. Tenete conto che in gran parte della prima fase, dei primi 12 anni, noi eravamo complessivamente una 70 di persone in tutta Italia. Oggi siamo 1300, avete visto. Quindi nella seconda fase c'è questa espansione, direi quasi un'esplosione, sempre di numeri relativi, però significativi, dato quello che noi proponiamo, che non è facile. Non si tratta così di aderire così a una conferenza, no? Quindi questa seconda fase è stata una fase fondamentale di espansione. Abbiamo consolidato i siti, abbiamo consolidato l'itinerario di formazione per formatori, abbiamo incominciato a formare formatori. Adesso ne abbiamo, se non sbaglio, siamo 18 formatori formati e 15 in formazione. Tenete conto che un percorso di formazione per formatori mediamente dura 4-5 anni, oltre quello della pratica regolare. Quindi abbiamo creato i responsabili regionali, la struttura che avete visto. Abbiamo creato i gruppi di creatività culturale, cioè gruppi che si occupano di ambiti del sapere, cercando di approfondirli con la chiave del nostro laboratorio. Quindi abbiamo da darsi salute a darsi scuola, abbiamo il gruppo di creatività di psicoterapia e spiritualità, l'altra scienza, insomma tante realtà, che il rinnovamento della vita religiosa e spirituale, insomma tante realtà. Ecco, questo è stato il secondo ciclo, la seconda fase. La seconda fase finisce nell'autunno del 2019. Nell'autunno del 2019, e cioè ancora prima, nel giugno del 2019, facemmo l'ultimo intensivo di fine anno a Trevi. In quell'intensivo io dissi: adesso inizia la terza fase che durerà fino all'autunno del 2029, cioè 10 anni. E questa fase, per come la riuscivamo a intuire, era una fase nella quale l'espansione della seconda fase avrebbe, a mio parere, potuto, diciamo, manifestarsi in forma più rilevante sul piano culturale, della diffusione culturale e anche del pensiero politico. Quindi io vedevo
qualcuno di voi ricorderà la teoria dei cerchi concentrici, i tre cerchi concentrici nei quali si sta realizzando, a mio parere, questa rivoluzione antropologica che oggi chiamiamo degli immortali. Quindi il cerchio più profondo è quello proprio iniziatico, quel laboratorio o i laboratori di vita interiore che ci sono e che sono quelli che conoscete. Poi c'è un livello più ampio che è il livello culturale, cioè trasfondere le cose che capiamo sul piano interiore, la liberazione interiore, in cultura, linguaggi, forme del sapere, arte, trasmissioni televisive, comunicazione, cultura. E poi naturalmente tutto questo, se si afferma, non può non raggiungere anche la riflessione politica. Cioè, perché poi alla fine, siccome, come diceva chi era Antonietta, mi sembra, noi non abbiamo una finalità intimistica, il nostro motto è liberazione interiore e trasformazione del mondo, fin dall'inizio. Il manuale La Nuova Umanità, che è quello che studiamo nei primi due anni, il sottotitolo è un progetto politico e spirituale, cioè noi siamo molto chiari fin dall'inizio, da questo punto di vista messianici, quindi cristologici, se volete, poi capiremo anche in questo intensivo. Quindi questa era l'idea. Ma che cosa è successo? Beh, noi abbiamo fatto la festa dei 20 anni nell'ottobre del 19, che è stata una festa magnifica, non so quanti ci fossero, è venuto anche Cristicchi, c'erano più di 600 persone, una marea a Roma, è stata una festa grandiosa, veramente, e poi siamo entrati nel tempo delle prove. Quindi a marzo il primo lockdown del 20, interruzione dei gruppi fisici e tutte le difficoltà che si sono susseguite anche in questo anno. Quindi i primi due anni, 19-20 e 20-21, della terza fase, hanno avuto un carattere molto ambiguo dal punto di vista dell'espansione di cui parlavamo. Perché una certa espansione c'è stata, essenzialmente sul piano telematico dei nostri social. Cioè, noi abbiamo avuto, per dare dei numeri, noi abbiamo iniziato il 2020 nella pagina Facebook Marco Guzzi, che eravamo circa 8.000 followers, oggi siamo a 65.000 followers e 48.000 mi piace, ma i followers sono, quindi abbiamo settuplicato, ottuplicato in un anno e mezzo i followers dei social, abbiamo avuto un'espansione incredibile di produzione di video, anche di YouTube. E questo spiega come mai, nonostante lockdown e tutto quello che sapete, e in modo del tutto inatteso da parte nostra, gli iscritti nuovi nel 2020-21 sono stati 600. Noi abbiamo avuto 600 nuovi iscritti al primo anno quest'anno. Però indubbiamente c'è stato anche e c'è una fatica al processo espansivo, per come si era manifestata nella seconda fase, diciamo, c'è. E quindi diciamo che dovremo riflettere sulla direzione. Cioè, questa apparente fermata, o perlomeno rallentamento dell'espansione nella terza fase, che significato può avere? E qui voglio darvi due indicazioni secondo il nostro modello iniziatico, in cui cioè noi non è che diamo le risposte facili alle domande difficili. Noi casomai alle domande difficili affianchiamo domande più difficili,
perché le domande difficili, così uno capisce che sono molto più difficili. Cioè la domanda su che significato ha la terza fase del movimento Darsi Pace, che è un movimento organico, che è un movimento iniziatico, che è un corpo che in qualche modo vive, sperimenta e facilita l'emersione di forme nuove di umanità nelle persone e come gruppo, in realtà questo rallentamento è una domanda che non riguarda solo Darsi Pace, che è piccola cosa, no? Ma riguarda il processo iniziatico terrestre che sta succedendo sulla Terra. Questa è la domanda più difficile. Ma quando si fanno le domande più difficili, per non rispondere alle domande difficili, si apre la mente. Si apre meglio la mente. E quindi secondo me ci apriamo il campo non di una facile risposta, ma perlomeno di una maggiore comprensione. E qui volevo leggervi due brevi testi, uno mio e uno di un grande scrittore giapponese contemporaneo. Allora, e leggendoli e con brevi spiegazioni, forse possiamo capire che c'entra, che ci azzecca, come diceva quello lì, che ci azzecca? Mo vediamo se ci azzecca. Questa poesia è divisa in due parti e si chiama Mistero Doloroso. Mistero Doloroso. Allora, la prima parte dice così, inizia così. Come spesso accade, queste poesie sono a due voci, che sono due livelli di profondità dello spirito, di tutti noi. Allora, la prima parte, il primo livello di questo spirito, dice: chi saprà benedire le sue notti? Chi saprà benedire le sue notti? Chi saprà benedire le sue malattie? Chi saprà benedire i propri fallimenti? Le notti in bianco, di nausea e dolore? Chi saprà benedire le notti in cui sei stato tradito? Nella notte in cui fu tradito? È troppa l'angoscia del non nato. La notte è quando non nasciamo. E quando non nasciamo, siamo nell'angoscia. Mi hai fermato perché tu sei la via. La mia infermità, fermarsi, lockdown, malattia, fermo, blocco. La mia infermità è un movimento preterintenzionale. Che vuol dire preterintenzionale? Si parla di omicidio preterintenzionale, cioè non è intenzionale, è al di là delle tue intenzioni. Allora la mia infermità è un movimento preterintenzionale, un tuo progetto. Il progetto del Signore è sempre presente. Vi ricordate il Salmo 32 che abbiamo letto? Il Signore annulla i progetti, ma il piano del Signore, i pensieri del suo cuore reggono. Allora che dice questo qui? Dice: la mia infermità in realtà è il tuo movimento, è il tuo piano. Il tuo piano sta procedendo nella mia infermità. Mi hai fermato perché tu sei la via. La mia infermità è un movimento, è un movimento. Sembra ferma, ma è un movimento preterintenzionale, un tuo progetto. Io accetto. Questo è fondamentale, ragazzi, fondamentale. Quando ci accade qualcosa di penoso, è difficile, all'inizio è difficilissimo, però il nostro lavoro ci aiuta. E piano piano, piano piano, piano piano,
riusciamo talvolta a capire questo, che quella fermata è un movimento preterintenzionale, non era quello che volevi tu, non era quello che ti aspettavi tu o che mi aspettavi tu, ma è il movimento giusto, invece, è quello che deve accadere, è quello che ti serve. Io accetto, bisogna accettare. Accettare non vuol dire rassegnarsi, assolutamente. L'accettazione è l'accettare il mistero di un movimento positivo dentro ciò che ora per me è penoso. Questo è un atto di affidamento radicale, radicale. Donami la gioia di sentirti in me prendere fiato. Cioè, dammi la gioia di sentire che tu stai prendendo fiato. Sei tu che incominci a respirare. E in quel momento entra la seconda voce. La seconda voce entra nel momento in cui tu gliela chiedi di parlare. Donami la gioia. Allora puoi entrare nella risonanza e ascoltare parole inaudite. Quell'altro dice: piega la testa per un'ora o più. Strano, eh? Uno si aspetterebbe, non so, qualche discorso consolatorio, non so. Dio ti vuole bene, sai quelle cose pazzesche che dicono gli uomini religiosi? Guardatevi dagli uomini religiosi, pericolosissimi, perché non sanno nulla, non sanno nulla, non sanno nulla. Dovrebbero prima passare da Meister Eckhart, poi ne riparliamo, no? Oh Dio, aiutami a liberarmi di Dio, poi ne riparliamo. Quando hai superato, quando hai realizzato questo, come un koan, allora poi ne riparliamo. Poi capì, piega la testa per un'ora o più, mi abbandono. Piega la testa. Stai troppo con la testa levata, piega la testa. Raso terra, pancia a terra. Piega la testa, finché il tuo nulla, il nulla è quell'angoscia, quando sentiamo il nulla, no? Nulla ha senso, non valgo nulla, non c'è niente da fare. Tu piega la testa, quando senti così, abbassati di più, sprofonda di più dentro il nulla. Va a vedere che c'è dentro il nulla, fatti nulla, non continua a parlare del nulla, va nel nulla, prova, nell'espiro ti abbandoni e poi vedi quanto è difficile andare nel nulla, cedere veramente, ma tu fallo, piega la testa per un'ora o più finché il tuo nulla non scivoli più giù della tua angoscia. Se ti abbandoni dentro questo nulla, tu scivoli più giù della tua angoscia, scopri che l'angoscia non è il fondo del fondo, c'è qualcosa più giù dell'angoscia, però devi attraversarla tutta l'angoscia, non devi sfuggire, se sfuggi dall'angoscia la confermi, come una nave che parte. Se ti abbandoni fino in fondo a questo nulla, parti. Qualcosa d'altro avviene. È in questo addio che ti vengo incontro, col ventilabro per pulire la mia aia. Se fai così, mi incontri. Incontri una dimensione diversa che ti inizia a pulire veramente.
E forse era questo il movimento preterintenzionale? Lo scopo? Per questo mi ha fermato? Questa è la rivelazione del senso del fermarci? Perché scendessimo più giù? Ci purificassimo di più? E incontrassimo di più il senso di quello che credevamo di fare? Il secondo brano dice così: la vita è l'espansione di una gioia incontenibile, perciò continua a farci male. La vita si espande senza possibilità di essere contenuta. Perciò ci fa male, perché noi vorremmo contenerla. Noi abbiamo paura di questa espansione, di questa gioia senza fine e senza confine. Io parlo dal dolore delle crepe espanse. Questo si espande e crea crepe. Ecco, io parlo da quelle crepe. Io grido, ma solo formulando frasettine. Capite? Bisogna dare forma, formulare frasettine. Formulando frasettine mentre veniamo crepati, formulare frasettine. Queste frasettine sono la novità dell'essere, del nostro essere, lo capiamo? Balbuzienti, balbettanti, ma le uniche cose interessanti. Fa pure rima. Che palle i discorsi filati, i discorsi tutti filati, che noia. Non lo so, so io? Non lo so. A me mi annoia o la morire, perché appena sento queste cose che non c'è da capo, no? Ecco il poetico, da capo. E va a capo, per andare a capo è come decapitarsi. Capite? Andare a capo vuol dire che te, il serpe, lo decapiti, gli tagli la testa e devi andare a capo, prendere respiro. Capite? Solo formulando frasettine fuoriesco dal gorgo dell'informe. Che cos'è l'angoscia? L'angoscia è l'informe. Non sapere che cosa stiamo diventando. Allora noi invece con queste frasettine, parola per parola, usciamo dall'informe, diamo forma. E allora il grido d'angoscia sembra di vittoria. Cioè quel grido di paura si trasforma in un grido di fuoriuscita e di vittoria. E in quel momento parla l'altra voce di nuovo. Cioè l'altra voce si inserisce solo se tu tocchi determinati punti, proprio determinate frequenze. Qui lui è andato oltre, è arrivato a percepire che il grido d'angoscia diventa un grido di vittoria, cioè è entrato in sintonia con questa vittoria, con quest'altro io immortale. E allora quell'altro, quell'altra vibrazione può esprimersi direttamente. E che gli dice? È ancora un uomo che sorge da ogni storia di morte. Gli dà conferma, cioè è una forma. È una forma, l'uomo è una forma. Da ogni storia di morte che sembrerebbe distruggere la forma, capite? Ogni forma, da ogni storia di morte è sempre, è ancora un uomo che sorge da ogni storia di morte, è un uomo ancora più uomo, più militante. Questo è l'annuncio. Parlane agli oppressi. Allora, questi due testi io li vedo come spiegazione della terza fase di darsi pace di cui abbiamo parlato. Ma non mi dilungo, lasciamo risuonare queste parole misteriosamente e vediamo se domani, dopodomani, qualcosa in più ci verrà rivelato.
ma voglio mandarvi a dormire in pace con questo breve testo di Shusaku Endo. Shusaku Endo, che tutti voi avete letto in giapponese, altrimenti non si entrava, c'era bisogno della mascherina, igienizzazione delle mani e attestato di avere letto in giapponese Endo. Quindi do per scontato questo. Probabilmente molti di voi, nonostante tutto, qualcosa di costui sanno. Perché? Perché divenne famoso a livello mondiale con un libro da cui è stato tratto un film molto noto che si chiama Silenzio. Ecco, qualche testina incomincia a farsi sì. Silenzio è quel film molto bello, un po' crudo, che racconta la storia di missionari cristiani in Giappone durante la terribile persecuzione seicentesca. Endo si convertì al cristianesimo a 11 anni, quindi, ed è, ha dedicato moltissimo. Lui è un romanziere, è stato chiamato il Green giapponese, ha riflettuto moltissimo sul rapporto fra buddismo e in generale tradizione nipponica e cristianesimo. In uno dei suoi testi, che si chiama Notturno del cuore, ricordiamoci che abbiamo iniziato con la risonanza del cuore, col cuore del cuore, con riaccordare il cuore, ecco, e vediamo cosa dice quest'uomo poco prima di morire in questo suo saggio. Dice: scavare e ancora scavare, uno strato e ancora uno strato, il fondo e ancora il fondo del fondo. Lì è il cuore umano. Quindi il cuore è sepolto. Come il porto sepolto di Ungaretti, come le jour enseveli, il giorno seppellito di Bonfoy. Il cuore, il giorno, è seppellito. Purtroppo. Perciò dobbiamo scavare, perciò dobbiamo praticare, perciò ci dobbiamo aiutare a tirarlo ogni volta fuori e a farlo cantare, risuonare. Al fondo del fondo, ma che cosa si trova? Come romanziere, questa domanda mi accompagna da tempo. Ho raggiunto una certa età, ma non posso certamente affermare di avere scavato fino in fondo. Tuttavia, la ripercussione della lama con cui continuo a scavare, sentite com'è preciso, la ripercussione, capite? La vibrazione della lama con cui continuo a scavare, mi fa presentire che il fondo da cui zampilla il flusso della grande vita è questo, è il cuore, è il luogo da cui zampilla il flusso della grande vita, capite? Deve essere vicino, non lo vedo, ma continua a irrorare il resto dei miei giorni. Continua. Quindi, cari ragazzi, noi siamo qui solo per aiutarci a raggiungere questo cuore, del cuore, del cuore, da cui zampilla eterna la vita, e imparare a farci irrorare fino all'ultimo respiro su questo piano terrestre e in eterno
sugli altri piani da questa sorgente gratuita, sempre aperta, sempre disponibile, senza condizioni. Buona serata, buona nottata, dormite tranquilli.